dell'abbigliamento tradizionale è stato svolto in questi anni, al di là delle diverse tipologie dell'abbigliamento tradizionale di questo paese. Tutto inizia nel Medioevo, quando la Sardegna era divisa in quattro giudicati: il giudicato di Torres a nord, il giudicato d'Arborea nella zona centro-occidentale, il giudicato di Gallura e il giudicato di Calaris. Ebbene, questi giudicati erano suddivisi a loro volta in baronie. Queste baronie erano delle piccole, potremmo definirle piccole province, che gestivano il territorio. Queste province hanno determinato non soltanto l'amministrazione di questi territori, ma anche caratteristiche differenti in base all'area geografica, perché noi sappiamo bene che appunto una persona del Sulcis parla un sardo che ha determinate caratteristiche e che è leggermente diverso dal sardo che si parla per esempio nella Tregenta. Capi d'abbigliamento di quest'area della Sardegna. Diverse tipologie dell'abbigliamento femminile. Andiamo con un applauso ai componenti provenienti da Nucis. E in questa alternanza di aree geografiche. Tre tipologie di abbigliamento. Uno arriva dall'area del Montiferru ed è accompagnato da una donna dell'area dell'Oristanese, di Narbolia, e da una, chiamiamola col nome con cui venga chiamata, una zenachedda campidanese. Due tipologie di abbigliamento che convivono, e poi saperrita riportata sul capo. Nell'abbigliamento femminile abbiamo un abbigliamento da visita di Narbolia, affiancato a quello che era l'abbigliamento delle ragazze semplici che lavoravano per gli altri. In questo caso è stato ricostruito l'abbigliamento riportato dal Puzzolo, da Alessandro Puzzolo, nella ricostruzione dell'abbigliamento, nel disegno dell'abbigliamento appunto delle signorine che andavano a lavorare per gli altri. Il pony molto piccolo, agganciato appena sotto il seno, fazzoletto su mucador in mano, tenuto sciolto nella parte posteriore. La scelta di far andare scalza la ragazza che rappresenta il ceto più povero è una scelta non casuale. Caratterizzato da questo contrasto di colori, il rosso e il blu con i ricami giallo-oro e poi la tipica cuffietta indossata dalle donne. Eva Aiolar, Mediterraneo. A voi! Cagliari con questi due abiti, l'abito di lusso, l'abito della festa dei più ricchi e l'abito da lavoro della coppia più semplice. Vi salutiamo con un applauso. Siamo gli elementi semplici, la gonna in bordau, il petto sempre coperto, anche in questo caso da uno scialletto in seta, e i capelli raccolti in un fazzoletto a appunto nascondere tutti i capelli. Una grande eleganza, una grande bellezza nell'abbigliamento di Serrata. Bozzeria, bozzeria, mi fa che subito, a parte sua sedia del tetto, savante mi ha l'ha trastato, poi te mozzere di appagattato, e te mozzere di appagattato, viro di coro, re coro, re viro, viro di coro, re va con me, viro di coro, re coro, tiro di porone, tiro di porone, tiro di porone, tiro di porone, e va con me.
ricolore e fa bere, tiro ricolore, colore, tiro. E abbiamo una coppia che indossa l'antico abbigliamento festivo. L'abbigliamento indossato dalla donna viene chiamato subvestiti de mesugrana, con questa gonna in panno rosso, in panno scarlato, sovrastata da un ampio grembiule. Un applauso per sottolineare il passaggio. E nell'abbigliamento maschile, quello che viene chiamato su costume de sumeurreggio, poggiati sul fazzoletto, hanno dato in maniera molto lenta. E poi abbiamo ancora un costume, il tessuto lasciato morbido sul gomito per permettere l'articolazione del braccio, e ancora su scialle seda puntato sul capo con le grandi spille ai lati delle tempie della ragazza. Nell'abbigliamento maschile il gilet di velluto operato a campeggiare. E poi abbiamo il piacere di vedere costume dai Vannus Arruvius, perché la gonna della donna in velluto scarlato bordato da un'ampia balza di broccato bianco, bolerino con le maniche ampie dal quale fuoriesce la camicia ricamata in pizzo. Nell'abbigliamento maschile ancora il gilet in terziopelo con suzerainico. Il San Pietro era uno dei paesi che aveva tra i maggiori possedimenti terrieri, per cui la terra fruttava denaro e quindi poteva permettere agli abitanti di Settimo di avere costumi tanto pregiati, preziosi e costosi. Immigrati in Sardegna che vivono qui e che hanno voluto indossare per l'abbigliamento tradizionale per onorare la terra che... Grande applauso che loro! Ora vivono a San Giovanni su Erge, giusto? E in qualche modo con un militare, noi tutti sappiamo che i militari di carriera sono costretti a girare un po' per la nazione, così è successo. Teresa e Giorgio, giusto? Sì, eccoli qua. E accogliamo un'altra famiglia che arriva con, anche in questo caso, un giovane merretino accompagnato da due adulti. Ah, tutta un'unica famiglia, grazie Andrea. Ok, allora vi dedichiamo un applauso su costume del sumeurreggio, l'applauso per... eccoli qua. L'abbigliamento serviva per essere comodo nei lavori domestici. Ritroviamo in questo caso gli zoccoli, ritroviamo i fazzoletti annodati dietro il capo e, come vedete, Saverra a coprire la parte anteriore del busto, sul quale la pettina del grembiule veniva appuntata. Questo elegante abito in tessuto blu. Quando la classe borghese diventa classe dominante, i colori scuri diventano i colori dell'eleganza per antonomasia. In questo caso abbiamo un abito da sposa.